Non lo so. Quello che mi secchia è aspettare la moglie per la strada. Meno fretta. Meno furia. Meno due, meno uno. Deng. Non si vedono, ed io quando arrivano... Queste femmine sono pazzi. Abbiamo fatto tardi. No, siamo arrivati adesso. Cosa ha fatto oggi la mia colombella? Dillo, olio, quello che abbiamo fatto. Siamo stati al cinema a vedere Stanley e Olio. Sono proprio dei peperoni di coli. Andiamo a mangiare qualcosa, una grande fame di appetito. Sì, Stanley, è una buona idea. Perché non entriamo qui a fare uno studio? No, non entriamo qui dentro, conosciamo un posto migliore. Anche qui si sta bene, entriamo qui. Ma che era, ho già deciso di entrare qui. Andiamo, Betty? Sì. Oh, che posto carino è questo, siedi, Betty. Sì. Andiamo in giardino e staremo più freschi. Sì, va bene, caro. Andiamo. Ti piace questo? Va benissimo. Oh, sì, molto bene. Meglio che restare dentro. Ma guarda che razza di sfacciati. Bravi, siete qui finalmente, eh? Cosa significa finalmente? È la prima volta che veniamo in questa betola, vero Olio? Esatto. Che prende il mio tesseretto? Prendo un panino al prosciutto e un bicchiere di birra. E tu che cosa preferisci? Non devi pensare a me, Colomba. Prenderò due uova bollite alla tartara. Uova alla tartara. Con l'aceto. Con l'aceto. Tu cosa vuoi? Io vorrei prendere... Ma sì, lo so già quello che prendete voi due. È un tipo un po' antipaticuccio. Giugiola, perché ha detto siete finalmente qui? Non c'è peseretto. Non l'abbiamo mai visto prima di adesso. Meno fretta. Meno furia. Meno 5, 4, 3, 2. Meno 1, Dan. Che cioccoloni. Ecco la solita birra spumeggiante. Le uova alla tartara sono in cottura. È questo il modo di fare. Piantano in asso noi e si presentano con una coppia di racchione fuori serie, imbecilli. Sono scherzi che non permetto. Andiamo, Lily. Senti un po', Puffetto, che razza di gusti avete? Piantarci per un paio di sgangherate come queste. Oh, scusate un momento, sapete di chi state parlando? Siediti, zia, sei troppo bassa in piedi. Cerca di comprendermi, caro, non è stato uno scherzo carino andarvene a piantarci qui in asso. Scusate, signore, ma deve esserci un grande e spiacevole equivoco. E così eravate stati al cinematografo, eh? Ecco il conto. $10 e 10 cents per questo. No, 10 cents per questo e $10 per il pranzo delle altre due. Adesso paga il conto che poi ne riparleremo a casa. Peseretto. Ho detto paga il conto. Paga il conto. Chi ha detto di pagare il conto? Grazie. Ed ecco l'anello che mi avete lasciato. Oh, anche l'anello. Suppongo che si tratti di un altro equivoco. Betty, ne ho abbastanza. E quanto a te parlerai senz'altro col mio avvocato domani mattina. Bicchiere di birra. Bene. Facciamo partoria, eh. Ditemi, quale Alicetta e quale Lilli? Alicetta e Lilli. Così anche voi conoscete questi due signori? Sono miei compagni di Goldoviglia. Questo è troppo! Non potranno negare l'evidenza! Peserete, voglio spiegarti! Non osare di dire nemmeno una parola, capito? Casa nuova! Andiamo, Betty! Addio, Colomba! Sapete che avete fatto? Non mi importa di ciò che ho fatto! Un'altra volta presentatevi alla gente e poi vi erano antipatiche quelle racchione! Ma dove l'avete trovate? L'avete vinta a ping pong? C'è una cosa che potremmo fare! Che cosa? Darvi una lezione che meritate! È tutto qui? Sì. Guardate un po' qui. Beh, ci vediamo. Un momento. Sedetevi. Presto. Ebbene.
perfette. Speriamo che non sia fulminata. Sorrida, fattelo. Brindiamo le lieti calici. Ecco qui le vostre uova con salsa tartara. Chi è stato? Lui! Me la pagherete! Me la pagherete! Ci vedremo! Chi era costui? Un mistificatore. E quelle due ragazze? Due besse mistificatrici femminili. Ma quelle due masticatrici femminili ti conoscevano bene. Che cosa vorresti insinuare? Io non voglio insinuare, Olio. Io sono proprio sicuro che... Vuoi infilarti bene nelle tue zucchette frevice, che non conosco quelle due donnine di lusso e loro non conoscono me. Me lo giuri? Per ora. Allora andiamo a dire alle nostre mogliette che non sappiamo niente di questo affare e tutto tornerà come prima. Tu non farai proprio niente del genere. Dobbiamo dar loro una lezione salutare. Salutare? Staremo fuoriusciti tutta la notte. E Maometto dovrà venire alla nostra montagna e chiederci scusa. È una bellissima idea. Lo sistemeremo noi, questo signor Maometto. Salve, amico.